Angela. Io non lo sapevo ancora, ma quella notte doveva segnare una svolta nella mia vita. Potrebbe forza, no? Io lo mando da casa mia a calcio! Ha avuto il coraggio di farmi due cambiali di 25.000 lire! Andi! Ma che c'entra? Se Fevinta chiamava aiuto, che c'entrano le cambiali? E che ne saccio io? Pare che bastonasse a sua figlia. Angela, aprite! Vieni qua! Vieni qua, svergognata! Fevinta, apri, sono io! Apri! Muore il nome di quel miserabile! Ammazza d'amore, creatura! Fatemi passare! Per Dio! No! Non lo saprete mai! Mai! Tu adesso mi devi dire il nome di quel miserabile! Altrimenti io sono ammazzo! Fermati! Ferdinando! E coprite, svergognata! Come sto male! Levatele! Vediamo tutto! Vediamo che non c'è altro! Non voglio! Che è successo? Che ci fa la levatrice qua? Voglio vedere in che stato è mia figlia. E perché? Ha un amante? No. Sì. Ecco qua. Il suo diario. Leggi qua. Leggi tu stesso. Ma io l'ammazzo. Con queste mani l'ammazzo. Oggi finalmente è accaduto. Stavamo in mezzo a tutti quei fiori. Ma che fu? Che è successo? Niente è successo. Stanno tutti di là. Ah, sì? Vado a vedere. Oggi finalmente è accaduto. Stavamo in mezzo a tutti quei fiori. Ci siamo incontrati e... Ma è troppo bello per poterlo descrivere. Ora sono sua. Sua per sempre. Anima mia santa. Percossa. Umiliata. Visitata. Il sorriso di quell'orribile megera quando si presentò da suo padre a dire illibata. Povera Angela mia, un fiore, un giglio delicato sei. Angela, perché piangi? Perché? No.
Non hai freddo? Guarda che m'ha fatto. Ma io... non ho detto niente di noi. Amore. Vado via. Parto. No. Domani mi rimandano al collegio. No, Angela. Oh, no, no. Non dobbiamo. Angela, tu sei mia. Sei mia, mia. Leva. Partì l'indomani con la corriera delle 10:20, accompagnata da due suore del conventino dei Sette Dolori. Arrivederci, anima mia.